faccio insieme a voi la principessa Aurora. La pasta rosa, lavoro la pasta, creo una pallina liscia e vado ad inglobare una pallina di polistirolo da 25 mm. Ho già messo la colla bianca, la colla vinilica, e fatto asciugare, così fa più presa con la pasta. Inserita la pallina, porto la pasta all'interno, cioè nella parte superiore della pallina, quindi vado ad inglobare la pallina di polistirolo. Sollevo la pasta. Potete fare anche una gonnellina senza pallina. Io preferisco usare le palline perché risparmio pasta e danno, secondo me, un lavoro viene meglio con la pallina di polistirolo. Quindi vado a chiudere perfettamente il lavoro e poi liscio la pasta. Liscio la pasta e spingo verso in basso tutte le imperfezioni. Quindi pizzico con la parte bassa del palmo delle mani fino a che non formo una piccolissima punta che vado a togliere. Là ci sono tutte le imperfezioni. Poi metto sul tavolo e appiattisco in basso e poi liscio la pasta. Quindi vado a togliere tutte i segni delle mani, delle dita. Formo questa specie di campana, quindi potete fare così con la pasta, con la sola pasta. Quindi premo in basso e poi formo un foro, cioè segno la pasta nella parte superiore che mi servirà da guida per formare con la cravatta tutte queste linee. Fatto questo, con l'indice in basso, vado ad allargare in basso e con il pollice vado a lisciare la pasta. Quell'apertura in basso va fatta perché se la lasciate piatta la pasta, poi asciugandosi la pasta di mais gonfia e non riuscite a far stare ben dritto il vostro pezzo. Quindi quella, quando fate una creazione piatta in basso, dovete sempre cercare, ecco, creare quel vuoto, ecco, perché così si gonfia, ma non si gonfia tanto da non permettere alla creazione di stare in piedi. Quindi sistemo bene, liscio ed apro a campana la gonnellina. Poi con questa non è un attrezzo, è una cosa che mi sono ritrovata in casa, non so cosa sia, però mi serve per andare a delineare le marcature che ho fatto prima, quindi a dare maggiore risalto a queste balze del vestito. Poi aggiungo alla pasta base della gonnellina un po' di bianco perché devo creare, io guardo questa figura, quel particolare della gonna. Quindi utilizzo questo tagliapasta. Poi rifinisco bene tutto con la cravatta, quindi vado ad allargare questa parte del fiore. E poi lo sistemo sul gonnellino con l'acqua. Per il corpo uso 3 grammi di pasta. Vado a formare una pallina, una goccia e poi tiro su il collo. Allungo la parte superiore formando il collo. Poi abbasso le spalle con questo pennello in silicone a punta tonda. Poi metto della colla e
sia sulla parte superiore sia sul bustino e attacco bene, unisco bene le due parti. Schiaccio bene. Unite sempre le parti che andate ad incollare bene, perché sennò poi la pasta si asciuga. Qua metto ancora dell'acqua perché vedo che si sta staccando il fiorellino e unisco bene con l'acqua. Poi bagno uno stuzzicadenti. Bagnando non avete difficoltà ad infilarlo, non rovina il lavoro. Quindi infilo fino a sentire la pallina di polistirolo. E lascio poi asciugare. Tiro su il collo, allungo il collo e lascio asciugare. Con la testa invece utilizzo 15 grammi di pasta con una pallina da 20 mm. Stesso discorso, se volete mettere la pallina la mettete, altrimenti se non siete abituati a lavorare con la pallina. Però io francamente vi consiglio di imparare, ci vuole tempo, però poi vi dà soddisfazione nel lavoro che fate, nei lavori che fate. Quindi metto la pallina, dopo logicamente c'è la colla già, quindi lo stesso discorso della gonna. Faccio quindi con la parte bassa della mano, tiro su, poi faccio questo movimento per sollevare la pasta. E chiudo la pasta che porto su al centro. Nel canale io ho già postato come lavorare la testa con pallina, senza pallina. Se cercate lo trovate il video. Quindi se volete dare un'occhiata per capire meglio. Quindi sempre tiro in basso le imperfezioni. Ed elimino sempre la punta. Questa parte la utilizzo per fare le orecchie. Poi liscio, metto sul tavolo e schiaccio leggermente. Poi vado a scegliere la parte che mi sembra migliore, che non ci sono imperfezioni, perché comunque bene o male qualche piccola imperfezione c'è sempre, però scelgo la parte migliore, creo la parte dove vado ad inserire poi gli occhi, quindi in alto c'è la pallina, in basso c'è la pasta e spingo in questa maniera per dare una forma un po' paffuta al visino, per fare un visino più tenero da bambina. Le linee che andate a marcare vanno sempre lisciate, perché sennò poi la pasta si asciuga e mette in risalto i difetti, quindi lisciare il meglio possibile. Con un marcatore di bocca vado a segnare, poi abbasso con il dito cerco di chiudere un po' il taglio. Con le pinzette ho messo questi occhi resinati di Clarena. A proposito, vi metto in basso il link del negozio di Clarena. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Io sto utilizzando materiale di Clarena Art in questo video. Ecco, con la porzione di pasta che mi è rimasta, formo due piccole palline. Non ha importanza il peso, l'importante è che siano piccole. E di dimensioni uguali, quindi formo queste piccole palline, un po' di colla, le allungo un attimino e le metto alla stessa direzione degli occhi e poi vedo se le ho piazzate nella giusta posizione, dal basso e anche dall'alto. Cioè, appoggio il pennello e
Spingo in dentro la pasta per integrarla bene. E poi le schiaccio un pochettino perché sennò le orecchie risultano un po' troppo evidenti. Poi uno stuzzicadenti, le teste vanno fatte asciugare così rivolte in questa maniera su una spugna, piazzo su un'altra superficie. Ora ho aggiunto alla pasta rosa di base una piccola porzione di pasta rossa per accentuare il colore. E vado a formare questa striscia di pasta. Non ho una misura perché io vado a misurarla direttamente sul bustino. Quindi tagliate fino a che non vedete che lasciate un po' scoperte un po' le spalle e poi tagliate la pasta. Va stesa in maniera sottile, quindi stendete bene la pasta perché sennò poi vi si vede brutta quando si asciuga. Quindi poi rifinisco il taglio e quando vedo che è la giusta misura, la misura che voglio, lasciando scoperte quindi le spalle, metto un po' di acqua. Sistemo qua perché tiro quello che non va bene. Quindi con dell'acqua, uso l'acqua spesso perché comunque non lascia quella pasta lucida, poi la colla la uso, la colla non è che non la uso, però preferisco l'acqua. E quindi unisco le due estremità, stringo bene, dovete stringere bene le unioni e taglio, facendo attenzione a non esagerare nel taglio perché questa pasta poi che rimane in più si può e andare a sistemarla con il pennello di silicone a punta tonda, a lisciare. Poi cerco di sistemare quella pasta che vedo che è in giù, unisco bene le due parti, la parte rosa scuro alla parte della gonnellina. Ora, per dare, è una principessa, quindi metterò dei glitter e spalmo quindi della colla vinilica col pennello sottile, quello per dettagli, la metto quindi un po' dappertutto, spalmo in maniera omogenea dappertutto e poi vado questa bottiglietta, schiaccio e il glitter va direttamente a posizionarsi nei punti in cui voglio che si veda il glitter. Dopodiché, con un pennello con queste setole paffute, con queste setole morbide, vado a togliere l'eccesso. Ora vado a fare, una volta che si è asciugata un po' la testa, vado a fare un foro in basso. Proprio deve seguire la linea al centro, seguendo la linea delle orecchie. Metto un po' di colla all'interno e un po' sullo stuzzicadenti. Quindi vado a dare la inclino un po' a destra la testa. Quindi asciugo la colla che si vede in più e lascio riposare. Ora in basso io ho messo della pasta per unire la testa al collo, che perché non si veda, giù vedete c'è ancora si sta asciugando, si sta gonfiando la pasta comunque. Non andrà mai a rovinarmi il lavoro se faccio quella in basso, quella a vuoto. Le manine sono 0,5 grammi. Io le ho già posizionate, le ho già fatte asciugare. Vi faccio vedere come ho fatto. Quindi prima formo le manine
Questa è la mano destra. Lascio un po' in basso, vedete, prima faccio una pallina. Prima faccio una pallina e faccio vedere. Poi faccio una goccia, schiaccio, formo una specie di paletta. In basso vado a stringere. Mi servirà d'appiglio. Poi questo è la mano della braccio sinistro, quindi liscio bene e questa manina la faccio questo movimento perché così la infilo nella manica a formare quella posizione. E il braccio sono 1,2 grammi. Quindi faccio un rotolino da una parte più sottile e dall'altra un po' più grosso e poi foro. Arrivato a questo punto, dopo che faccio il foro, lascio un attimino asciugare. Piego formando un segno con una stecca e questo è il braccio destro. Poi inserirò la mano, ma deve essere un po' asciutta. Quest'altro braccio, che è il braccio sinistro, non lo vado a piegare. Quindi pallina, rotolino. Faccio un segno comunque. Con queste grammi potete fare altre principesse, quindi guardando le varie principesse Disney, che ci sono tante immagini che ci sono nel web, potete comunque aggiungere i particolari che vedete e fare tutte le principesse che volete. Quindi vado a posizionare la manina in questo senso. E io poi ho fatto Biancaneve, Bella. Alla fine del video vi faccio vedere tutte le principesse che ho fatto, però con questi grammi, quindi ho fatto tante principessine. Queste grammatura della pasta. Poi ora vado a completare la bambolina. Quindi ho colorato le ciglia con l'acrilico nero, ho messo sul collo, ecco, questa è una prova che avevo fatto della principessa Aurora, non è ancora terminata comunque. Prima faccio le prove, poi se mi piace come risultato, poi la riproduco. Quindi ora vado a fare il particolare che va ad avvolgere le maniche. Quindi è una piccola porzione di pasta, saranno 0,2 grammi, non è tanto. Quindi faccio un rotolino, le punte sono sottili, il centro è più bombato, poi vedo se faccio la misura giusta che vada ad avvolgere il braccio, metto un po' di colla. Poi vi faccio vedere perché sono uscita un attimo di fuori dalla camera. Ecco, comunque l'ho posizionato e ora vado a fare anche l'altro. Pallina, quindi una striscia di pasta, allungo la pasta con le punte alle estremità sia da una parte che dall'altra, schiaccio leggermente e poi con la cravatta vado a formare questo segno.
poi unisco sia davanti che dietro e poi vado a sistemare. E davanti metterò magari una perlina o qualcos'altro, non so. E se vedete che si stacca la pasta, mettete dell'acqua, un pennello di silicone, sistemate, unite bene le giunzioni. Ora, una piccolissima, proprio minuscola, infatti non la, ecco, porzione di pasta, inserisco il nasino, un po' di colla o un po' di acqua e poi metto il nasino piccolino, insomma. E la testa, e questa è la pasta di Clarena, io l'ho colorata con il colorante alimentare giallo oro. Ho 7 grammi circa di pasta, 7, 6 e mezzo, 7 all'incirca di pasta servono per coprire la base di questa testa. Quindi una pallina e allargo la pasta. Allargo la pasta, ecco qua, sono stata interrotta prima, quindi ho tolto la pasta ed è rimasto. Quindi vado a sistemare. Quindi da un orecchio all'orecchio unisco la pasta, allargo la pasta e quindi nella parte superiore vado a togliere quella pasta che è in più. Schiacciate bene e poi tagliate, un taglio non deve essere tanto profondo. E poi sistemo, anche se poi vanno su i capelli, quindi comunque liscio un pochettino. Poi con la cravatta formo una riga. Però io ho segnato anche altre linee nei capelli, ma non serve perché poi ora vado a ricoprire la testa con tante ciocche. All'incirca qua ho 1,5 grammi. Comunque, ecco, se volete creare le vostre ciocche, 1,5, 1,4. Con questo attrezzo vado a segnare le righe dei capelli, oppure se non l'avete utilizzate una cravatta, ecco, formate queste linee, battete un po' la cravatta e poi avvolgete così la pasta a formare un boccolo e piano piano partendo da questo punto poi vado a mettere tutte le ciocche. L'importante però è che quando unite le ciocche, ecco, sempre date modo a alla pasta, cioè non ci devono essere discontinuità, dovete unire la pasta che mettete, perché così deve crearsi un lavoro omogeneo, quindi non che si vedano le unioni. Ok? Quindi procedo così fino a mettere tante ciocche. Quindi prima una pallina, poi allungo la pasta sul tavolo a formare una lunga goccia, schiaccio un attimino senza esagerare, vado a creare la linea dei capelli, sia da una parte sia dall'altra perché poi va arricciato la pasta, quindi si vedrebbe, e si forma il boccoletto. E poi stesso discorso
bagnare o mettere colla, come più vi fa comodo, e unire le due parti nascondendo le unioni con un pennello di silicone a punta tonda e dell'acqua, pulendo sempre il pennello. E poi marcate con la cravatta per dare un po' di movimento. Ora continuo. Ecco, ora il lavoro è solo di vedere quindi la testolina e aggiungere ciocche fino a che il lavoro non vi soddisfa. Quindi dove vedete gli spazi, mettete quindi aggiungete le ciocche, unite. Ecco, io vorrei farvi vedere, diciamo, io in poche parole ho notato che non a tanti non piacciono i video lunghi, quindi cerco di tenere le scene più salienti, quelle che vi fanno capire come procedere, insomma, perché poi anche a me annoia vedere un video lungo, quindi. Poi al limite, se voi avete dei suggerimenti, nella descrizione potete lasciare un commento. Se volete che io vi faccia un'altra principessa, potete chiederlo benissimo, perché posso farlo, insomma. Ecco, fidatevi molto dei vostri occhi, quindi guardate un lavoro e se non vi convince, fate il lavoro, lasciate da parte, poi vedete che quando lo riprendete, i vostri occhi vi diranno il problema, se c'è un problema o se vi piace, lo capirete guardando quello che avete fatto. Comunque fidatevi molto di voi stessi e se non siete ancora in grado di lavorare, buttatevi, perché comunque la passione è quello che conta, Poi imparerete, piano piano imparerete a manipolare la pasta e a creare quello che vi va. Capito? Anche le grandi artigiane hanno incominciato così, hanno cominciato facendo delle cose bruttine ed ora sono diventate proprio dei mostri di bravura, quindi non arrendetevi e buttatevi. Poi la pasta di mais, secondo me, manipolare la pasta aiuta a scaricare la tensione. Quindi vado sempre a vedere, a girare il lavoro, gli spazi che non mi convincono, vado a riempirli. Quindi non, ecco, le ciocche comunque teneteli su 1,4, 1,5, cioè, modificate la grandezza delle ciocche, no? E aggiungerò altre ciocche dietro a coprire quegli spazi, piccolissime stavolta, quindi piccole porzioni. Poi mettete tra le ciocche un po' di bagnate col pennello, così le ciocche aderiscono meglio e non si gonfiano, quindi non si staccano. Ecco, quindi qua ho messo altre ciocche. Il risultato mi è piaciuto e queste sono piccole
ciuffetti, quindi palline, poi ho fatto una goccia, ne ho fatte un bel po', sono di 0,3 grammi, non tanto grandi, e le vado a sistemare a formare una frangetta. Un po' di colla, le sistemo, prima le attacco. Ne metto tante quanto fino ad avere un risultato che mi piace, quindi ne ho fatte un bel po', però poi metterò quello che... No, questa no, non va bene. Ecco, così mi piace. Ora, stesso discorso, unite la pasta. Unite sempre la pasta. Le unioni non si devono vedere, il lavoro deve essere omogeneo. Ed ora un ultimo tocco, vado a fare con la cravatta un po' di queste righe.